Salve a tutti, a copertoni bucati. Qui è l'eccellenza fisica profetica umana, il profeta della verità, l'unico che ti fa uscire dalla Matrix del bodybuilding italiano. Scrausieder falliti e beccate questa Lamborghini, quello che vedevo di votico dopo l'asila. Ci vediamo dopo falliti, manco mi giro. Di che parliamo, ragazzi? Risolvi il grasso addominale in 5 minuti, gli addominali inferiori, eliminare il grasso inferiore grazie a dei semplici esercizi. Mi sono visto sto canale Selvaggio Alcio, come cazzo si chiama, che è sicuramente un canale tradotto perché fanno queste traduzioni di canali stranieri, dove ti dice gli esercizi per eliminare il grasso inferiore della pancia. Ma raga, stiamo nel 2023 e ancora la gente crede che ci sono degli esercizi per eliminare il grasso addominale. C'è pure in palestra dove insegna il profeta, ci stanno le persone di Cana Profè. Ma come cazzo faccio a eliminare sto grasso addominale con dei semplici esercizi? Pariva il profeta e gli dice: te devi chiudere qua la pugna che c'è un pianoforte appostata alla bocca, ma non vedi come stai io? Per tutti i dolci che ti sei magnato, c'hai Mozart in bocca, c'hai il Colosseo, c'è un dente ogni 40 minuti, ma non vedi come stai? E ci sono questi canali che ti promettono degli esercizi efficaci, veramente in 5 minuti, un po' di esercizi per eliminare questo grasso, quando l'unico metodo, come vi dico sempre, è deficit calorico. Ma proprio, ma tu ti ostini a fare questi video? E certo che mi ostino, perché ancora la gente, non è possibile che nel 2023 sta a credere nel miracolo. Se voi continuate in questa maniera, cioè il profeta non vi parla più, vi parla di schiena perché voi meritate, quindi ve lo dico così, senti il dorso come parla la Lamborghini. Quindi ti dico che se ancora nel 2023 credete che ci sono questi miracoli, questi esercizi magici, vi parlo così, va, andate proprio a fanculo. Ragazzi, a parte quel video scandaloso che vi faccio vedere degli addominali, che questo qui spiega come ottenere gli addominali soltanto facendo esercizi, non praticando nessuna dieta, vi dico alcuni falsi miti che ancora spopolano nel 2023. Per mito numero uno, mi dica una profe, io ho paura di convertire il grasso in muscolo e pesa 140 kg. Che dopo ho paura di fare tutto un malloppo, tra grasso e muscolo veramente diventa un bisonte. Ma che te scuri già il cervello? Ma secondo te dentro qua la testa bacata che c'hai, tu converti il grasso in muscolo perché diventi un ammasso di. Ma che diventi? Tu sei già un ammasso di merda. Quello che devi fare, oltre l'attività con i pesi, è te devi fare una dieta per dimagrire e perdere peso. Te fai una dieta a base di bieta, come dice il profeta. Te fai una dieta e aumenti la tua attività extra, ovvero te muovi di più, mangi di meno, t'alleni e te muovi di più. Così vai a perdere e a mettere muscolature e a dimagrire nel contempo. Un altro mito che mi dica una profè, dopo i 18 i carboidrati fanno male. Cioè, c'è mio cugino che si è mangiato i carboidrati dopo i 18 è diventata una palla di acqua. Cioè, tu dalla mattina fino ai 17 puoi mangiare quello che cazzo ti pare. Ma se te mangi i carboidrati dopo i 18, guarda, il giorno dopo te pesi e pesi di più. Grazie al cazzo che pesi di più. Mangia la sera i carboidrati, non sei abituato, ti va a mangiare alle 9, dormi a stomaco pieno, te svegli pesi di più perché hai mangiato, cioè, l'ultimo pasto l'hai fatto di notte, ovviamente sei più appesantito. Ma questo non vuol dire che stai ingrassato perché hai mangiato i carboidrati la sera, quello che conta è, diciamo, il surplus calorico nel lungo periodo settimanale. Un altro mito, mi dica una profe, mi sono pesato sulla bilancia dopo allenamento, anzi durante l'allenamento, ho perso 300 grammi. Cioè veramente, oh, non ho preso peso nonostante sto in massa. Ma te puoi andare a pesare durante l'allenamento? Cioè, stanno persone che si pesano nell'allenamento, dopo l'allenamento. Tu te devi pesare in mutanda la mattina, anzi senza mutande, senza niente, a stomaco vuoto, dopo che hai eliminato il kebab di Master Wallace, che stai bello limpido, lì te vai a pesare. Altro mito, che il peso non conta un cazzo, quello che conta è la composizione corporea. Ovviamente il peso è un parametro da prendere in considerazione, ma non è che te devi fissare sul peso. Invece un altro mito, mi dica una profe, io le gambe ne le faccio, me frega un cazzo, io faccio sempre le scale tutti i giorni, ci porto pure le bottiglie d'acqua a mia madre, quindi le gambe sono già belle che allenate. Ma che allenate? Ma non vedi come stai? Cioè, tu spaventapasseri appostate le gambe, quelli che dicono così c'hanno le gambe che sono due bastoni, che mi pare i compassi del Giotto. E quando gli vede il profeta gli dice: senti, a compasso, via qua, va. Che ci faccio il cerchio del Giotto perfetto con quei due gambe, con quei due stecchini che c'hai, ma che c'hai, tu sono officini Pindus. Invece le persone grasse che mi dicono: ah, profe, io le gambe ne alleno perché già c'ho grosse, c'ho due polpacci così, i polpacci non li alleno.
C'ho più grossi di tuoi i polpacci, profeta. Ma com'è sta cosa? Non li alleni mai? Prima cosa, il profeta non li allena mai perché si rompe il cazzo. E seconda cosa, grazie al cazzo che sono grossi. Se mi vedi 140 kg, c'è una mole imponente, cioè tutto il peso viene scaricato sui polpacci. Ecco perché avete i polpacci grossi. Per reggere tutta la struttura, ovviamente i polpacci devono essere allenati, quindi è un qualcosa. È uno strato di grasso, ovviamente. Per sorreggere 140 kg, i polpacci ci devono stare. Poi altri fenomeni, profeta, è inutile che fai tutto che te curi la tecnica. Io non mi frega, a me non mi frega niente dalla tecnica, non sono un powerlifter, sono un bodybuilder, devo crescere. E appunto che devi crescere, ma come pensi di allenare muscolo se non c'è sta una contrazione, un'eccentrica, una concentrica, eccentrica controllata, anche dei fermi, se tu fai il rimbalzo sulla panza, che arrivi sul soffitto e ti becchi pure il kebabaro da Wallace, ma che stimolo dai al muscolo? Che allenamenti tutti così a sfinimento? Cioè, sfinimento nel senso che sfinisce articolazioni. Gli esercizi devono fa essere fatti in maniera corretta perché il muscolo deve essere allungato, essere accorciato e avere un tempo sotto tensione. Altrimenti, inutile che il peso lo sposti qui, altrimenti Fred Flintstone era l'uomo più grosso del pianeta. Prendeva le pietre e le clave e le sollevava. Altri personaggi, proprio, io ho la forza nervosa, spacco tutto. Uno mi ha detto, mo te faccio vedere come stacco 150 kg. Dice, insomma, è andato in palestra. Dico, vabbè, fammi vedere. E questo ha preso. Così ha staccato. Dico, mamma mia, ma che cazzo sta a fare? Era tutto piegato. Cioè, veramente, c'ha una gobba incredibile che pare che c'aveva una curva. La testa gli è andata tutta al pavimento. Tutto piegato così che mi sembrava una U al contrario. E siamo sollevati. Ah, sollevati. Adesso vediamo se te alzi la per terra, perché sei tutto piegato così, veramente, te sei tutto storto. Mi sembri una molletta rigirata. Piegato contorto come una fisarmonica, ma che cos'era? Che pensi che la forza nervosa serve qui nel bodybuilding? Qualche altro falso mito, i personaggi che mi dicono, profe, io mi faccio una fase di massa pulita. Voglio avere gli addominali anche in massa, quindi non mi voglio sporcare, voglio prendere 1 kg in 6 mesi. 1 kg in 6 mesi, già sei come un arrosticino, che non te vedi proprio, te chiamano Casper. Se tu mi prendi 1 kg in 6 mesi, che è finita la fase di massa, che cazzo hai preso? E questo si riallaccia al discorso delle persone che pesano 47,5 kg, che sono poco come i bastoni. Profeta, io mi voglio definire, ho preso un po' di massa grassa qui. Tiè, o vedi che la plichinometria, o me definisco. Te definisci? No, te finisci definitte, perché non vedi, sei già finito, cioè te neanche hai cominciato. Sei talmente tanto secco che quando entri dentro la palestra ti scambiano per bilanciere. Poi da una volta stavo a far carle per i bicipiti, no? Dico, mannaggia la puttana, dico, cazzo, ho messo a carle, questo non mi pesa niente, ci ho messo 60 kg. Mi sono trovato, regà, un secco che era sdraiato praticamente nella postazione per i bicipiti, io neanche l'avevo visto, capito? Era pure bianco, come il bilanciere. Mi sono avvicinato, preso l'occhio nudo, questo, ah, comincia a strillare. La gente pensava che strillava al profeta, ho fatto, ma che cazzo è? Ce l'avevo preso per i coglioni. Sto secco, cioè non era il bilanciere, era un secco che mi pesava 25 kg. Detto, sembrava troppo leggero sto bilanciere, ma quanto pesi che ho fatto? Dice, peso 19 kg. Ah, perché i bilancieri quelli sono da 20 kg. Cioè, avevo preso per i coglioni e me lo stavo a sollevare. Quindi, prima di fare definizione, mettete un po' di massa muscolare. Non vi dico che dovete mangiare come ne beve, ma comunque fate un po' di massa muscolare, un po' di programmi di forza. Cercate di incrementare la vostra muscolatura. Ecco ragazzi, questa è la prima parte per quanto riguarda i falsi miti in palestra. Se vi interessano nuove parti profetiche, scrivetemi magari sotto i commenti altri personaggi cosa vi dicono, o cosa, oppure i falsi miti che comunque ancora ci sono nel 2023, oppure le situazioni che a voi sono capitate in palestra. Detto ciò, fate una cosa: condividete il video profetico, commentate qua sotto e scrivetemi altre situazioni tipo di questi soggetti che trovate in palestra. Condividete l'eccellenza fisico-umana, e se non la condividete, ve ne andate a fanculo. Cioè, detto ciò, beccate questo primo piano. Ci vediamo nei prossimi video falliti.